Ok ragazze, partiamo subito applicando una base sull'occhio, in questo caso la Urban Decay Shadow Primer Potion. Su tutto l'occhio e sotto. Applico poi questo ombretto in stick di Kiko, che è il Long Lasting Stick Eyeshadow. Numero 01 e lo applico sulla palpebra mobile. Sfumiamo col dito cercando di non oltrepassare la crease e la applico anche qui. Ho dimenticato di fare un passaggio, cioè quello di applicare un correttore su tutta la palpebra, perché come avrete notato ho dei rossori e anche i capillari sono abbastanza evidenti, quindi l'ho applicato adesso al di sopra l'ho applicato adesso in questa zona. So che è sbagliato, ma l'ho dimenticato, quindi voi fatelo prima di applicare l'ombretto in stick. Adesso dalla palette Sleek Sparkle, che è stupenda, vado a prendere il colore argento che si chiama Tinsel. Lo bagno con la nebbia fissante e lo applico su tutta la palpebra mobile. Vado anche nell'angolo interno, qui. Lo vado a prendere il secondo blu, della palette, che è il Galactic. E porto la sfumatura un po' più in alto. Con il magnifico 224 di MAC incomincio a sfumare. Adesso invece vado a prendere il terzo blu di questa palette, che è il Twinkle. E faccio lo stesso procedimento, restando però più in basso con la sfumatura, in modo che il blu che ho applicato prima si veda. Quindi questo colore mi servirà ad intensificare. Allora ragazze, ho continuato lo stesso procedimento anche sull'altro occhio. Però è ancora un po' troppo celeste per i miei gusti, voglio intensificare ancora l'occhio. Quindi vado ad unire al Twinkle, si chiama Twinkle? Sì, al Twinkle che ho usato prima un po' di nero. Quindi mescolo insieme i due colori e lo applico sull'occhio. Molto leggermente. Adesso riprendo l'argento che ho applicato qui e
con il mio pennello da sfumatura e sfumo appunto questa parte interno e lo porto fino a sopra l'ombretto blu. Così. Per creare proprio questa sfumatura. Riprendo ancora il nostro argento, che è sempre il Tencel, bagniamo e intensifichiamo la palpebra mobile. Vado con un pennello molto più piccolino ad intensificare ancora l'angolo interno maggiormente. Un bianco matte e lo applico sotto sopracciglio. Lo stesso bianco lo porto anche nell'angolo interno. Prendo adesso l'eyeliner in gel della Froline. Ora andrò a fare la mia riga di eyeliner. Sotto l'occhio ho passato il pennello sporco di eyeliner. E adesso sto passando il blu, quello più scuro che ho applicato qui. Applico di nuovo il primo argento, l'argento, un po' di correttore beige all'interno dell'occhio. Un po' di ciglia, bagno il pennello e fisso il correttore. Un po' di mascara. Ok ragazzi, il trucco è finito. Spero vi piaccia. Un bacione, ciao.